Ciao a tutti, con questo video ho deciso di raccontare qualcosa di me che non tutti sanno e il motivo per cui dipingo, l'importanza che ha per me la pittura. È iniziato tutto nel 2003, quando nel corso di una visita oculistica mi sono state diagnosticate due patologie abbastanza importanti, il glaucoma e la maculopatia. E purtroppo sono due patologie che non portano a nulla di buono. E quando l'oculista mi ha spiegato un attimino in cosa consistevano e a che cosa io stavo andando incontro, la mia unica domanda è stata, addirittura interrompendolo: dottore, tra quanto accadrà? La sua unica risposta è stata: non lo so. E praticamente sentirsi dire: signora, lei diventerà cieca, per me è stata una sconfitta enorme, probabilmente perché già avevo un nonno non vedente, un altro nonno malato di glaucoma e quindi mi stavo facendo già dei film mentali impossibili. Sono uscita da quella stanza che ero ridotta uno straccio veramente, uno straccio che camminava per strada. Ero sola e pensavo fra me e me: come faccio? Adesso come farò? Ho vissuto con questa domanda che mi rimbombava nel cervello in continuazione per tanti anni. Pensavo che ne sarà di me, che fine farò, perché non volevo essere di peso a nessuno e tuttora non vorrei essere mai di peso a qualcuno. Però nello stesso tempo non mi rendevo conto che questo mio modo di pensare mi stava distruggendo più della patologia stessa. Quindi parlando un po' con alcune persone del mio problema, mi sono un attimino e anche documentandomi molto su internet, mi sono un attimino scaricata da quest'idea negativa che mi seguiva come peggio di un'ombra, e ho iniziato a far entrare un pochino di luce dentro me, dentro di me. E questa luce all'inizio erano i lavori che facevo con le perline, quindi ho avuto sempre a che fare con i colori. Tutte quelle perline colorate di varie misure, di varie forme, di vario materiale, toccarle e creare poi un qualcosa e vedere alla fine, tenere in mano il lavoro finito, nato da una semplice perlina con un filo e portarlo alla fine ad essere una collana, un paio di orecchini, un bracciale o anche un alberello. Per me era tantissimo, cioè ho scoperto la magia che avevo negli occhi e nelle mani. Ed era una cosa bellissima, una sensazione meravigliosa. Purtroppo però ho dovuto lasciare quell'hobby, anche se era remunerativo, l'ho dovuto abbandonare proprio perché non potevo più fare lavori di precisione e tenere quelle perline lì chiuse nella cassettiera per troppo tempo mi faceva star male. Quindi ho deciso di disfarmene, però comunque qualcosa dovevo pur fare perché mi sentivo incompleta. Così un bel giorno, dal nulla, ho iniziato
ho ripreso a disegnare, che era una passione che avevo da ragazza. Creavo modellini di vestiti, oppure mi ispiravo tantissimo a Diabolik. Disegnavo tantissimo Diabolik, copiandolo dai giornaletti che leggevo. Da lì ho ripreso a disegnare, cercando di migliorarmi sempre di più. Ovviamente non sono perfetta perché non ho le basi di una scuola d'arte, io sono una semplice autodidatta. Sulla pagina di Facebook ho messo artista perché quando crei una pagina ti chiedono che genere è. Su Instagram anche ho scritto artista perché alla fine a modo mio, anche se non sono un artista di nessun livello, però lavoro, ho a che fare con l'arte, nel senso come creazione personale. Ho iniziato così, ho ricomprato una scatola di tempere e ho ripreso i pennelli. E ho ricominciato a dipingere. Dalle tempere sono passata agli acquerelli, dagli acquerelli agli acrilici, dagli acrilici all'olio. È stato tutto un susseguirsi di sperimentare nuove tecniche e soprattutto anche nuovi materiali. A tutt'oggi non sono ancora soddisfatta di alcuni lavori che ho fatto, tant'è vero che alcune tele, alcuni disegni, alcuni quadrucci non esistono più perché magari li ho ridipinti sopra, cioè ridipinto sopra. E in effetti c'è sempre qualcosa al lavoro finito che guardandolo poi dico, ma però avrei potuto fare meglio. La perfezione non c'è, io non sono la perfezione, però mi ritengo soddisfatta. Soprattutto sono contenta e sto in pace con me stessa. Quando dipingo mi sento in un'altra dimensione, perché con i colori abbraccio me stessa e tutto ciò che ho dentro, che magari non riesco a dire a parole o che sto cercando di fare con questo video. E mi piacerebbe che un giorno questa mia passione possa diventare davvero un lavoro. Non so quando, perché sono quasi vicina alla soglia dei 50 anni, l'anno prossimo ne compirò 50. Però io non dispero mai. E mi è capitato di vendere qualcosa, come mi è capitato anche di regalare molto. Però l'ho fatto sempre con un grande piacere, con immenso piacere. Perché era una parte di me che andava via, ma andava ad occupare la casa di un'altra persona e spero anche il suo cuore. Perché io ero e sono felice quando regalo qualche mio pezzo. Lo faccio sempre con il sorriso stampato, ma soprattutto con il sorriso nel cuore, perché io so cosa c'è dietro. Sono In realtà non sono delle semplici tele che si trasferiscono da una parte all'altra, ma sono i miei occhi che camminano per il mondo.